208 anni di storia e di attività a servizio dei cittadini. Anche nel Comando Provinciale dei Carabinieri a Pesaro è stato celebrato l'anniversario della fondazione dell'arma. Una mattinata iniziata con la deposizione di una corona d'alloro sulla lapide in memoria del carabiniere Robusto Antonelli, medaglia d'argento al valore militare caduto durante il primo conflitto mondiale a Gorizia per mano nemica. Noi vogliamo ricordare i nostri caduti, chi si è impegnato nell'attività quotidiana e chi per questa attività quotidiana è deceduto in Italia e all'estero, e anche chi si è infortunato, che ha avuto qualche problema fisico. La cerimonia è stata anche l'occasione per ringraziare tutti i militari che hanno garantito la sicurezza sia nell'attività preventiva che repressiva, in piena sinergia con le altre forze armate e di polizia. Per far fronte a tali compiti, il comando ha un'articolazione basata sul reparto operativo, 3 compagnie e 34 stazioni. Importante anche il bilancio del lavoro svolto e i risultati conseguiti, tra cui le innumerevoli situazioni di soccorso, assistenza e sostegno alle persone bisognose che hanno impegnato ogni giorno l'arma quale istituzione vicina alla gente e tra la gente. Dall'esame dei dati riferiti al periodo che va dal 1 maggio 2021 al 30 aprile scorso, sono pervenute ai carabinieri quasi 23.000 richieste di intervento, più di 6.400 invece sono i reati per i quali l'arma di Pesaro ha proceduto, individuando gli autori in oltre 1.700 casi, 160 le persone arrestate e 1.912 quelle denunciate. Il 40% dei reati commessi riguarda furti e rapine, ma sono continui gli sforzi dei carabinieri anche nel contrasto dei reati inerenti alla violenza di genere da codice rosso. Costanti poi le verifiche sul territorio che hanno portato al controllo di oltre 88.000 persone e 60.000 veicoli, più quelli finalizzati a fronteggiare il diffondersi dell'epidemia, elencate anche le operazioni più significative portate a termine dai militari delle varie stazioni. Ma quelli più rilevanti possiamo dire, come sono stati detti durante il discorso, importante arresto dei responsabili dell'omicidio avvenuto a Pesaro qui nel 2018 in collaborazione con la sezione anticrimine, e l'attività dell'Ispettorato del Lavoro in collaborazione con la nostra arma territoriale, che ha condotto decine di controlli nei cantieri, nei luoghi di lavoro, e ha portato a casa un numero importante di risultati a tutela della dignità del lavoro e degli infortuni e delle morti bianche sul lavoro. Durante la cerimonia sono stati consegnati dei riconoscimenti concessi ai militari che si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio. Il comandante ha anche annunciato un futuro incremento del personale, mentre sul tema della mafia e della criminalità organizzata ha rassicurato i cittadini. Diciamo, l'attività di controllo continua continuamente e diciamo reati spia non si può dire che ce ne siano, però al tempo stesso non possiamo mai abbassare la guardia, neanche in questa provincia. Consuetudinariamente in questo tipo di province dove diciamo si può dire che non succede nulla di grave, i problemi più rilevanti sono i reati contro il patrimonio e quelli che sono le problematiche legate recentemente alle baby gang, come possiamo leggiamo tutti i giorni sui giornali.